Eccomi qui finalmente per un nuovo video, il primo video ufficiale nella stanza nuova, diciamo, dei video nella casa nuova finalmente. Volevo chiedervi scusa se in questo video sentirete l'eco, ma ho un serissimo problema con questa stanza, perché come sentite c'è un piccolissimo, e spero che sembri piccolissimo e che non sembri eco assurdo tipo io in una grotta. Quindi fatemi sapere subitissimo come lo sentite l'eco, se vi dà particolarmente fastidio, e soprattutto come intervenire in questo caso, nel senso che questa stanza ha un... vorrei farvela vedere, ma ve la farò vedere meglio nell'home tour che ho deciso di fare, che mi avete richiesto in tantissime. Comunque spero non vi infastidisca più di tanto, perché questo sarà un video tutto parlato. E di che cosa parlerò in questo video? Fondamentalmente dei miei prodotti preferiti, come faccio solitamente, neanche una volta al mese, una volta ogni tanto, periodicamente, quando appunto ho dei prodotti preferiti da farvi vedere e di cui parlarvi. Beauty, fashion, la canzone preferita del momento, il film preferito del momento, il profumo, il cibo, ovviamente, l'avvenimento e le cose random che mi vengono in mente, sulle quali potervi aggiornare, ecco, la mia vita, Mulac, qualsiasi cosa che mi viene in mente. La categoria beauty, e parto subito con un correttore favoloso, e questo è di NARS, Radiant Creamy Concealer. Me l'ha fatto scoprire Peppe, che è un bravissimo makeup artist con il quale parlo molto spesso di trucco, ci scambiamo ovviamente opinioni, prodotti preferiti, consigliati o meno. Lui mi ha consigliato moltissimo questo correttore, ragazzi, effettivamente questo correttore è una favola, nel colore Honey appunto, che è un colore leggermente tendente al salmone, però non un qualcosa di molto evidente. Intanto qui ci sono le campane, c'è l'eco, le campanile qua davanti, cioè praticamente io non ce la farò mai più a fare video. Voi dici: perché Cindy non fa più video? Favoloso, veramente fantastico, non quel salmone che ti va veramente a rendere arancione la parte delle occhiaie, ma ti va perfettamente a coprire la discromia dovuta delle occhiaie appunto, e ha una consistenza veramente perfetta, che si asciuga subito, che si stende molto facilmente, e lo trovo molto simile, ma non assolutamente uguale, a uno dei miei correttori preferiti e low cost anche dell'ultimo tempo, che però non ritrovo più da nessuna parte, che è il Fit Me di Maybelline. Ora si è cancellato tutta la scritta. NARS, ragazzi, è un prodotto che costa veramente tantissimo, l'ho pagato più o meno 30 euro, che è tantissimo per un correttore, anche se ovviamente ve lo consiglio, ed è favoloso. Il problema è che non lo ritrovo più da nessuna parte, e quindi ho dovuto prendere il NARS, consigliatissimi tutti e due. Il prodotto beauty che ho scoperto e sto utilizzando e ho utilizzato nell'ultimo periodo sono questi qui, sono di Kiko, non so se li vedete, e si chiamano Intense Peeling. Me li ha consigliati Giuliana, una mia amica che lavora da Kiko e che comunque scopre in anteprima e non tutti i vari prodotti della linea. Mi ha detto: guarda, se stai cercando uno scrub per il viso, qualcosa per andare a realizzare il peeling, ti consiglio queste salviettine, che sono un prodotto nuovo, carino, hanno l'effetto per quei 15 giorni di utilizzo, perché sono consigliate, si utilizzano per 15 giorni di fila. Ho 15 salviettine monouso che hanno due step differenti, eccoli qua. Primo step, che c'è scritto Intense Peeling, ed è appunto una salviettina composta e impregnata di una serie di tantissimi acidi, tra cui, che però sono acidi diciamo buoni per la pelle, mi sembra l'acido, ecco, glicolico, mandelico, citrico, malico, salicilico, lattico. E invece c'è lo step 2, che è un'altra salviettina, questa volta però molto meno aggressiva, lo sentirete subito una volta utilizzata. La prima vi va a rendere la pelle molto più arrossata e si vede che sta comunque agendo, e vi va appunto come se fosse uno scrub, però a base di acidi, quindi non, la salviettina non è ruvida o altro, però va appunto a realizzare il peeling sulla pelle, mentre la seconda è per lenire la pelle una volta, diciamo, realizzata, una volta realizzato il primo step, quindi quello del peeling. Altro prodotto che mi piace parecchio e che mi hanno regalato da Sephora, stranamente mi hanno regalato
un campione di prodotto, mi hanno regalato addirittura un mascara e io mi si sono illuminati gli occhi quando ho visto che da Sephora mi regalavano un prodotto mini size, anche se mini size comunque un prodotto, solitamente non danno mai più di tanti campioncini, ma lo sapranno tante altre ragazze. Niente, a parte i profumi da uomo oltretutto, che vabbè io indosso anche, però vabbè danno un profumo da donna ogni tanto, ma niente, questa volta mi hanno dato questo tester qui, il Dior Show Extase di Dior, appunto, che è un mascara. Io non ho idea di quanto costi il full size di questo mascara, perché io penso che si aggiri intorno ai 30-35 euro come tutti i mascara di Dior. Però ragazzi, ultimamente io non sto usando, beh oggi ce le ho, però non sto usando ciglia finte perché questo mascara mi piace un sacco, un sacco. Ha veramente uno scovolino molto particolare, fatto a palline, mi piace veramente un sacco e sto ancora pensando se comprarlo in full size o meno, magari quando vorrò spendere così tanto per un mascara, dato che io comunque utilizzo sempre le ciglia finte, non avrei neanche assolutamente il bisogno, lo comprerò. Comunque un prodotto veramente 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 buono. Altro prodotto che vi cito, anche se ormai vi avrò fatto una testa così con i video e varie cose, ovviamente è la palettina Different di MULAC, che io adoro e mi vergogno di presentarmi in questo stato perché è veramente super super mega usatissima, la sto usando sempre tutti i santi giorni e come vedete cioè è scavata praticamente in alcuni punti. Tantissime di voi che l'hanno acquistata stanno facendo dei video, recensioni, video tutorial, mi mandano le foto, ci mandano le foto a noi di MULAC e noi postiamo sempre sui nostri social MULAC Cosmetics, su Instagram MULAC Cosmetics, su Facebook, e cerchiamo sempre di ringraziarvi tra virgolette postando le vostre foto, ripostando i vostri video veramente veramente meravigliosi. Che dire, non voglio più sprecare troppe parole su questa palette perché la conoscerete ormai, ve ne ho parlato in un video dettagliato, ve ne parleranno magari altre ragazze, ve ne hanno parlato tante altre ragazze e io sono fierissima e super contenta del fatto che mi state supportando moltissimo in questo progetto. Apprezzo che voi apprezziate il lavoro che c'è dietro e lo vediate, soprattutto per me e non solo, per noi in generale di MULAC è veramente molto importante e sono super super orgogliosa del vostro riscontro, di voi, e non vedo l'ora che tutto ciò continui. Comunque poi nelle cose random vi spiegherò un attimo un po' di novità su MULAC. Passiamo invece al lato fashion, e per quanto riguarda il lato fashion ho un bel po' di vestitini che mi sono arrivati gratuitamente, ma che vi voglio consigliare perché sono prodotti super super economici, costano veramente pochissimo, ogni vestito si aggira intorno massimo ai 20 dollari che col cambio è 15 euro più o meno. Un vestito super super attillato, carino, tutto dorato con appunto questa faraona egizia come stampa, tutto elasticizzato. Devo dire la verità, come ho ribadito anche nella foto che ho postato su Facebook e su Instagram, in effetti è un pelino tamarro, e effettivamente è vero, cioè me ne rendo conto, moltissime ragazze l'hanno detto, effettivamente sì, ma dove vai così? Però io l'ho utilizzato anche con una giacca un po' più elegante, tipo questa, un po' più lunga, con delle scarpe un po' più sobrie, non è poi così male. È nero, lungo, e ha uno spacco sulla coscia, nella parte sinistra. Un vestito semplicissimo in cotone che costa sul sito intorno ai 6 dollari, quindi pochissimo, stiamo parlando di 3 euro, 4 euro, perché lo sto utilizzando moltissimo anche a livello casual, abbinandolo con delle Jeffrey Campbell, ma abbinato anche a magari delle scarpe un po' più sportive. Questi collant qui, che mi sono sembrati subito particolarissimi, e sono fatti, adesso vi faccio vedere, sono fatti così, qui vanno giù così, e ci sono questi palazzi disegnati, questa città disegnata. Questa parte qui in realtà dovrebbe rappresentare una sottospecie di parigine, io adoro le parigine, le trovo sexissime, molto carine, ovviamente secondo me bisogna avere un po' di cautela di indossarle e comunque saperle abbinare bene, non andando troppo nel volgare, diciamo così. Ma passiamo invece al film preferito di questo periodo, e mi rammarica tantissimo dovervi dire che non li ho guardati per niente, zero, quasi zero, e quindi ultimamente l'unico film
che ho guardato semplicemente per tirarmi un po' sul morale e rifarmi gli occhi è stato Magic Mike, o Ti presento Mike, non lo so. Un film pazzesco, di altissima cultura, che vi insegnerà tantissimo. Finirete di guardare quel film e sarete sicuramente persone più intelligenti. Assolutamente no, ragazzi, sto dicendo una serie di panne esagerate, perché è semplicemente un film di parla della vita di spogliare gli uomini, quindi niente di tanto appassionante, però c'è quel mega super iper mega figo di Step Up, che non mi ricordo mai il nome di questo ragazzo, di questo fantastico attore, grandissimo attore, meraviglioso. Avevo bisogno di tirarmi sul morale e con un'amica mi sono guardata Magic Mike. Il profumo preferito di questo periodo, sono tornata, non so perché, forse il clima un po' più freddo che c'è ultimamente, perché sono riniziati i temporali, non si sa com'è, dopo 2 giorni di sole meraviglioso sono tornate le tempeste. È un profumo che tendenzialmente io tendo ad utilizzare e ad amare durante l'inverno, ed è l'Hypnotic Poison. Chi non ha questo profumo, chi non ha mai sentito parlare di questo profumo, è conosciutissimo, non c'è bisogno che vi dica niente. Cibo preferito, vi devo parlare di 2 cose, ovviamente come sempre sono dolci, perché Cindy, tu non ami dolci, Cindy. E vi devo parlare di 2 dolci in particolar modo. Uno che potrete trovare molto più facilmente è questo qua. Questo è favoloso, ragazzi, questo è, non lo so, è la felicità che sa di cocco, ovviamente perché io amo il cocco, racchiusa in una busta, e c'è scritto Bounty. Potrei farvi un trattato filosofico su questo gelato, ma meglio che smetto, e vi racconto invece un po' di queste meraviglie, che si chiamano appunto le meraviglie. Non so se lo vedete. No, penso di no, penso proprio di no. Delle scatoline di cartone carinissime con dentro delle bustine. E ragazze, per chi non ha l'Eurospin vicino a casa, mi dispiace, non avrete mai il piacere di gustarvi queste cose spettacolari. Costano pochissimo e si trovano queste robe qua, che sono in questo caso mandorle ricoperte al gusto di yogurt. Sono appunto così, della sottospecie di confettini, che sono in realtà mandorle ricoperte di una cremina che sa di yogurt. Però il problema, e la cosa positivissima, è che non ci sono solo le mandorle, ci sono anche le nocciole ricoperte al gusto di fragola, che sono qualcosa di spettacolare. Tutta sta busta piena di queste cose qui costa più o meno 1,12 euro, quindi pochissimo, pochissimo. Avvenimento del periodo, così a caso mi viene da dire la casa, sicuramente. Vivo in casa da sola ed è una cosa molto particolare, tra l'altro ci voglio fare un video magico e divertente nello stesso tempo, perché ci sono tantissimi aspetti positivi di vivere in casa da sola e tantissimi altri invece negativi in una casa che comunque è abbastanza grande. Per quanto riguarda le cose random, vi avviso del fatto che a giugno ci sarà un'altra uscita di Mulac, di altri prodotti. Sono super super contenta, non vedo assolutamente l'ora. Molto probabilmente ci sarà un super un evento, comunque come è stato fatto anche per l'uscita della palette. Probabilmente non a Milano, quindi in una zona che è nuova, è diversa, che io non ho mai visto così tanto, o nella quale non sono mai stata, non ho mai fatto un incontro, non ho mai visto le ragazze di quella determinata zona. Quindi se magari lo indovinate o sparate a caso quale sarà il luogo dove faremo un incontro a giugno, io sono super contenta, non vedo assolutamente l'ora, soprattutto di conoscervi. E niente, ultima cosa che molto probabilmente mi chiederete o vi starete già chiedendo da inizio video è: cosa ti è successo ai capelli, Cindy? Perché hai capelli di 7 colori diversi? Quale problema fisico hanno i tuoi capelli? Allora, per la parte rossa non lo so, nel senso che io le sto provando tutte, dal rame sono passata al rame più scuro, dal rame più scuro ora sto facendo una maschera colorante rossa, quindi ok, non lo so, l'importante è che i capelli ce li ho ancora in testa e va tutto bene. Ho bisogno, questa sensazione dentro di me che devo cambiare, e quando mi parte un attimino così la testa, a me mi partono
anche i capelli, quindi cambiano colore. Infatti invece la parte bionda non ho deciso di farmi lo chatouche né niente, ma sono semplicemente delle extension molto belle. E queste me le hanno inviate VP Fashion. Vi metto tutto nell'info box, perché mi hanno dato, la ragazza gentilissima mi ha dato, che ha deciso di spedirmele, mi ha anche dato un coupon code per un possibile sconto da inserire appunto durante l'acquisto, per uno sconto per voi. Quindi se vi andrà di acquistare delle extension, io non avrei mai accettato questa collaborazione, questo scambio, se non pensassi realmente che sono extension di qualità. E mi sono dimenticata della canzone preferita. Artista numero uno che vi consiglio assolutamente di andare a sentire si chiama Indila, è una cantante francese, ha una voce, ragazze, armoniosissima, sembra un uccellino quando canta, è troppo carina, bella, brava, è una ragazza che ha un non so che di straordinario, ha una personalità super particolare. Soprattutto se conoscete il francese un pochettino e conoscete la traduzione ovviamente dal francese all'italiano, scoprirete anche che le sue canzoni hanno un significato veramente molto importante e interessante soprattutto. Mentre per quanto riguarda la seconda canzone, che sto praticamente mettendo sempre, che mi sta piacendo un sacco, è di Layaf, si chiama, e Layaf l'artista, e la canzone si chiama Cool. Mi piace un sacco, andatevi ad ascoltare anche questa perché è bellissima, vi consiglio veramente vivamente di andarla ad ascoltare. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video non vi abbia annoiato troppo, spero che l'eco non sia così esagerato. Comunque fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono i vostri preferiti, cosa faccio, ballo nel frattempo, appunto quali sono i vostri preferiti del momento, se ne avete qualcuno uguale a quelli che vi ho citato io, se vi piacciono le canzoni, se vi piace il film, se avete guardato Magic Mike, se siete folli come me, se avete capelli di mille colori come me, insomma fatemi sapere anche i vostri aggiornamenti. E come al solito vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.